Siamo qui con Marco Borioni, presidente della Compagnia della Vela di Grosseto, e con tutti i ragazzi che vengono allenati, diciamo, presso questa compagnia. Parlaci della compagnia e di che cosa fa esattamente. Sì. Della Vela di Grosseto, appunto, come le altre compagnie della vela sparse un po' in tutta Italia, siamo specializzati nella formazione di ragazzi alla vela veloce, quindi catamarano e windsurf. Oggi siamo qua con tutti i nostri ragazzi a fare un'esibizione, sperando che il vento riesca a salire, appunto di slalom, quindi metteremo due boe al traverso qua davanti e faremo vedere cosa sappiamo fare in acqua. L'età, diciamo, dei ragazzi che si avvicinano a questo sport? Ma noi iniziamo dai 6-7 anni sul catamarano, non c'è limite di età, comunque qua noi siamo fino a under 21, quindi ragazzi sotto i 21 anni di età. La compagnia della vela ha diciamo, allievi 7 anni, 8 anni, 12 anni, fino appunto a 21 anni. È un'attività seguita sia dai ragazzi che dalle ragazze? Certo, assolutamente, anzi direi che sul catamarano ultimamente vediamo più allievi che allievi. Ho capito, quindi diciamo che piace molto. Piace molto, noi stiamo diffondendo appunto con grande fatica perché chiaramente un circolo che lavora a Marina di Grosseto, lavoriamo solo 3 mesi, cerchiamo invece di stare aperti tutto l'anno, facciamo molta fatica. Da parte nostra abbiamo avuto fortuna di vederci assegnato questo campionato del mondo che andremo ad organizzare nel 2013, sempre a Marina di Grosseto, nella classe Formula 18 di catamarani, e lì stiamo appunto preparando un team di persone per l'organizzazione in acqua e anche di allievi che si vorranno confrontare in questo campionato del mondo appunto sul catamarano. Quindi ripeto, molte ragazze, molti ragazzi, i numeri stanno salendo e questo è un bene non solo per la compagnia della vela ma per lo sport in generale in Italia, chiaro. Per farlo conoscere di più in Italia. Senti, i campioni di questa attività? Ma i campioni, la compagnia della vela in questo senso è fortunata perché ho alle mie spalle un vice campione del mondo di categoria slalom di windsurf. Cui nome? Luigi, Gigi Romano. Gigi Romano, diciamolo così, per le tue fan, diciamo. E quindi, ripeto, in questo senso siamo fortunati. Ho sempre nel mio team un campione europeo dell'anno scorso, si chiama Marco Iazzetta, di catamarano OB16, e stiamo lavorando perché altri atleti possano emergere. Ho capito. Tra questi ragazzi c'è qualche altro campione? La campionessa che abbiamo noi, che è di Livorno, si chiama Catherine Fogli, che fu campione del mondo 2009 in Polonia, e è rimasta a casa perché aveva problemi di salute, aveva un raffreddore. Però insomma non ci ha raggiunto, ma è come se fosse con noi. Diciamo che questa scuola quindi dà, diciamo, anche dei campioni italiani. Beh certo, d'altra parte veniamo da una zona dove un nome per tutti, Alessandra Senzini, è l'esempio, nostra amica chiaramente, è l'esempio di come lavorando bene in acqua, lavorando anche contro le avversità, contro il tempo e con i venti sostenuti, si riesce poi a portare a casa risultati. Con che tavole lavorate voi? La nostra scuola è divisa su due classi, le classi olimpiche, quindi RSX, che è la classe di Alessandra Senzini, il Tecno 293, sono le due classi della Federazione Italiana Vela, contemplate dalla Federazione Italiana Vela. Poi abbiamo in fase pionieristica investito molto su questo format, che abbiamo le tavole che vedete qua davanti, è un format che poi ha sposato per prima la Federazione Vela Francese, si chiama appunto Slalom. È questa tavola che ha la capacità, che è una tavola italiana tra l'altro, certo, una tavola italiana fatta dal nostro sponsor e amico di sempre Roberto Ricci, che non è qua ma insomma c'è qua tutto il suo staff al completo, e che consente, a differenza delle tavole della federazione, quindi RSX e Tecno, di andare in planata prima ed essere più divertente per i ragazzi. Non a caso, ripeto, noi l'abbiamo fatto lo scorso anno introducendo quello che si chiama il Team 12, quindi un campionato che si svolge in tutta Italia con 6 tappe, si concluderà in Sardegna a Coluccia il 1° di novembre di questo anno, e appunto è un format che ha messo, diciamo, si è affiancato alle due discipline olimpiche della federazione e che sta dimostrando di portare dei bei numeri, perché i ragazzi si divertono di più, è più performante, lo sponsor, diciamo, ha un taglio più sportivo e quindi
anche i gadget che sono messi in premio sono più divertenti, diciamo più giovani tra virgolette. C'è anche un'altra fascia di età, diciamo, che si occupa, che fa questo sport, che si avvicina a questo sport? Ma certo, nel freeride e nello slalom c'è un'altra classe che è l'ICV, per la quale noi siamo gli organizzatori appunto del Team 12, che compete anche con atleti più grandi. Per esempio, credo di non sbagliarmi quando dico di Begalli, che è un atleta di Roma, se non erro, vero Gigi? E che ha, credo abbia superato abbondantemente 30 anni, quindi... Capito. Come on, baby, feel the vibe.